Grazie, magnifico. Un breve saluto al Ministro dell'Interno, alla Ministra dell'Istruzione e Università, al Presidente della Regione, al Sindaco di Rende, al Sindaco di Cosenza, alla Presidente della Commissione Antimafia, alle altre autorità, a tutti i presenti. E un saluto particolarmente intenso a questo Ateneo, al corpo docente, agli studenti, al personale tecnico e amministrativo. Ringrazio il Rettore per l'invito a essere qui questa mattina e per la possibilità di rivolgervi un saluto in quest'aula intestata a Nino Andreatta. Pensavo a lui mentre poc'anzi il professor Leone ci ha regalato questa splendida riflessione. Una delle persone di maggiore intelligenza che abbia conosciuto. E la sua lezione, professore, ci ha in realtà sottolineato l'importanza dell'intelligenza umana, di cui quella artificiale è semplicemente un'applicazione. La vittoria in quella partita a scacchi contro Kasparov non è del computer, ma di chi lo ha programmato. E la sua lezione ci ha riportato anche alla consapevolezza crescente, per fortuna nuovamente in questa stagione, della unicità del sapere. Non soltanto perché i mezzi moderni, nuovi, pervadono ogni settore, dalla medicina all'economia, alla dimensione sociale, a quella domestica, ma perché in realtà quella forma di intelligenza, quella sua applicazione è inevitabilmente l'effetto di una combinazione di cultura e di scienze tra filosofia, matematica, logica, in realtà fa l'intero comparto complesso di scienze, come sanno bene i rettori presenti, che saluto con molta cordialità.